Sono Barbara e sono la segretaria del Comites di Zurigo e qui ci troviamo proprio nella sede del Comites di Zurigo. Nel 2020, in concomitanza con l'inizio della pandemia, il Comitato ha deciso di mantenere la segreteria aperta. Questo per permettere ai connazionali di avere un punto di riferimento, sia telefonico che attraverso il sito web, dove venivano date diverse informazioni legate alla chiusura delle frontiere, ai diversi orari degli uffici amministrativi sia della città di Zurigo che anche quelli italiani. E oltre a questo è stato dato anche un supporto psicologico. Sono Beatrice Nasta, psicologa e psicoterapeuta in formazione, italiana e residente a Zurigo oramai da diversi anni. Mi sono occupata del servizio di sportello psicologico gratuito promosso dal Comites di Zurigo e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La pandemia ha messo veramente a dura prova il nostro funzionamento, il nostro benessere psicologico, tanto che io ero solita dire alle persone anche che si rivolgevano al mio aiuto che andava bene non stare bene. Trovo che lo sportello psicologico abbia risposto ad una esigenza molto importante anche della comunità italiana qua a Zurigo e a mio avviso è rappresentato un modo per sviluppare una cultura libera da pregiudizi e da tabù rispetto alla salute mentale.